Ciao a tutti ragazzi e ragazze, oggi sono tornata a filmare perché volevo parlare di un argomento direi molto importante per chi ama la lettura, per chi ama scrivere, per chi un giorno vorrebbe mai sfondare nel mondo della letteratura. Questa introduzione fa quasi sembrare me una persona che è riuscita a sfondare nel mondo della letteratura e mi crogiolerò in questo sogno idilliaco per i prossimi 15 minuti. Per chi ha guardato qualche altro video del mio canale, io qualche mese fa ho aperto questo canale principalmente perché stavo iniziando un percorso che per me è molto importante, ovvero l'autopubblicazione. Non mi soffermerò in questo video a parlare di com'è il panorama letterario in Italia, forse potrei fare un video su quello che penso. Di come funziona e di come dovrebbe funzionare la letteratura in Italia. Sta di fatto che io mi sono avvalsa di un ente, diciamo così, che aiuta gli scrittori che non hanno mai pubblicato a essere pubblicati. Ovviamente ognuno può pensare e credere quello che voglia per quanto riguarda le autopubblicazioni, non tutti sono d'accordo con l'esistenza, diciamo, delle autopubblicazioni, per il semplice fatto che per loro non tutte le persone dovrebbero avere l'opportunità di pubblicare. Comunque, tralasciando chi ci crede in questa cosa e chi non ci crede, io parlo della mia esperienza, di quello che sto provando a fare e oggi, nello specifico, andrò a parlare dell'editing editoriale e di come è stata la mia esperienza. Innanzitutto, quando parlavo di essermi appoggiata a un ente, io ho trovato su internet questo sito, lo chiamerò così per semplificare le cose, che si chiama Streetlib. Metterò in descrizione il link del sito, nel caso voi vogliate utilizzarlo come ho fatto io. Ed è praticamente una piattaforma online che aiuta, ripeto, gli scrittori a pubblicarsi attraverso una serie di aiuti pratici di cose che ovviamente servono perché un testo venga pubblicato. Il mio specifico verrà pubblicato online, spero molto presto, vi terrò aggiornati il più possibile. Purtroppo non ho mai avuto nulla di concreto oltre a questo video da raccontarvi in questo tempo che è passato, perché ormai sono passati più di 2 mesi dal famoso primo video che ho filmato per questa cosa. E ti dà moltissime possibilità. Ovviamente loro ti danno una sorta di range, perché ovviamente chi si avvale di questi strumenti deve pagare questi strumenti, deve pagare le persone che lavorano per te in pratica. Questo bisogna dirlo immediatamente, è normale che si paghi per quello che si vuole avere. Io ho preso il pacchetto Gold, non vorrei sbagliarmi, cercherò se riesco a trovarlo, a mettere il link anche di quella pagina. Una delle cose più importanti, ovviamente, che secondo me non potrebbe mancare in nessun tipo di lavoro per un'autopubblicazione è un editing. Loro non ti obbligano ovviamente a nessun tipo di editing, nessun tipo di impaginazione. Ovviamente se si vuole pubblicare è un aiuto che ti danno, è un consiglio che loro ti danno e io ero in realtà molto molto curiosa di vedere come sarebbe stato, ecco perché volevo fare un video per spiegarvi un po' com'è stata la mia esperienza. Innanzitutto, per chiunque mai attraverserà un'autopubblicazione o comunque anche una pubblicazione con un editing da parte di terzi, la prima cosa che consiglio è tenere mente e occhi aperti veramente tanto. Perché di consigli e di schiaffi in faccia molto metaforici, diciamo, verranno dati sicuramente. Ovviamente, quando ho inviato il mio manoscritto, che tra parentesi vi posso far vedere anche cartaceo, questo era il manoscritto che è partito. Ovviamente questa era la mia copia per leggere, per modificare, insomma, ogni parola, per ogni evenienza. E questo è il manoscritto, la mia storia. Quando l'ho inviata, diciamo, nella mia testa era già abbastanza buona. Ci sono state delle parti che sono state, hanno avuto bisogno di molte, molte, molte modifiche. E diciamo che, ovviamente, prima cosa, ho inviato il testo. Questo, ok. L'hanno tenuto per qualche settimana, nel mio caso sono state quasi 3 settimane, se non vado errata.
e mi è tornata, diciamo, una prima revisione. Questa prima revisione per me è stata veramente una batosta assurda, perché ci sono moltissime cose da cambiare, moltissime cose che mi consigliavano di eliminare, parole che per l'editore in quel momento non erano indispensabili, non erano scritte bene, non erano posizionate bene, diciamo, all'interno della frase. Quindi c'è stato ovviamente di primo acchito una grande depressione su di me, sempre tra virgolette, sempre molto, lasciatemi passare questi termini, insomma. Ho dovuto veramente ingoiare tanti rospi, perché quello che per me era molto buono, ovviamente per un'altra persona non lo è stato. Io mi ritrovo a dire che sono stata molto fortunata con l'editing che ho avuto e con l'editore che ho avuto, perché mi ha seguito molto e ha cercato anche di capire sin dall'inizio qual era il mio stile, qual era lo scopo del testo e la finalità in generale. Sono stata molto fortunata anche perché ovviamente tutti i consigli che mi davano erano al 100% consigli. Non so poi se in una pubblicazione dove una persona non paga, quindi chi vuole essere pubblicato non paga nulla, è la stessa cosa, ovvero magari in alcune realtà quello che l'editore vuole, lo scrittore deve, insomma, stare per forza a quello che gli viene detto. E nel mio caso non era assolutamente così, erano tutti consigli, se anche lui mi eliminava una pagina intera io potevo dire no, la voglio tenere, e quella pagina sarebbe rimasta. Quello, ecco, il consiglio che davo sin dall'inizio è ascoltare moltissimo le idee, le opinioni di qualcuno che è esperto, di qualcuno che ha letto per un sacco di anni e fa da tempo questo lavoro, fidandosi. Quindi la fiducia, porre fiducia, so che non è molto semplice, perché scrivere un testo, un manoscritto, è qualcosa che tiri fuori dalla tua anima, e quindi lasciare a qualcun altro quel testo per modificarlo non è semplicissimo. Io ho cercato di farlo il più possibile, ovviamente se c'erano dei piccoli punti su cui volevo impuntarmi lo facevo, l'ho fatto, e il fatto che ovviamente questo era uno dei principi che rimaneva. Dopo, diciamo, la prima revisione che mi è stata mandata, che mi è tornata, insomma, io ho preso un sacco di appunti per ogni cosa che veniva detta, veniva stata scritta, qualsiasi tipo di commento. Io ho scritto un sacco di appunti, un sacco di note che avrei voluto fossero state meglio segnate, meglio spiegate. Queste qua sono tutte pagine fronte e retro di commenti che io volevo avere una chiarezza maggiore. Quando io poi ho riletto tutto il mio testo con tutte le revisioni, con tutti i commenti, ho avuto una telefonata molto lunga, molto anche qua difficile mentalmente, è durata più di 3 ore, mi ricordo, e ho vagliato tutti i punti che avevo segnato e assieme abbiamo corretto una seconda volta il mio testo, quindi una sorta di seconda revisione. Al telefono poi, diciamo, che è stato anche abbastanza bello conoscere l'editore, perlomeno per voce, che mi ha corretto, un po' capire come ha lavorato, perché ha lavorato in un certo modo, e anche ovviamente avere una sorta di botta e risposta molto più veloce che rispetto a una mail, ovviamente. E quindi questa direi che è stata la seconda revisione. Dopo la lunghissima chiamata, l'editore ha risistemato il testo, e userei dire una terza revisione, e mi sto mandato un'altra volta. Io ho riletto ancora il testo, ovviamente a questo punto, dopo aver cancellato un sacco di cose, sistemato un sacco di cose, diciamo che il testo era più o meno già quasi concluso come editing. E diciamo che un'altra cosa molto importante che ho imparato da questa esperienza è stato a vedere il mio testo in maniera diversa. E secondo me è molto importante, attraverso le critiche, attraverso queste esperienze, torno a dire, imparare qualcosa di più di se stessi. È successo, diciamo. Ho provato a correggere, ad esempio, un altro testo che avevo scritto, un altro mio manoscritto, e ho provato ovviamente a utilizzare i consigli che mi erano stati dati in precedenza.
questa cosa del secondo manoscritto, aperta questa parentesi, è una cosa mia ancora casalinga che sto concludendo, che sto sistemando, è ancora lì nel super cassetto. Però ovviamente questa è stata una cosa molto 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 positiva, al di là di quanto possa essere interessante o frustrante da certi punti di vista l'editing, perché torno a ripetere, un terzo, una persona a te sconosciuta, lavora su qualcosa che tu hai creato, una tua creazione, impari molto, ripeto, e puoi usare questi consigli nel futuro. Non pensavo di essere una scrittrice, e anche qui lasciatemi passare il termine scrittrice, aspirante scrittrice, prolissa. Mi è stato detto che forse un pochino lo sono. Non ho mai amato più di tanto, diciamo, i classici, e questo si è già visto attraverso i miei video, l'ho detto anche, diciamo, apertamente, ma tante volte mi sono ritrovata, perlomeno mi è stato detto che scrivo molte cose che potrebbero essere, che sono superflue, che si poteva scrivere in una riga e mezzo, e questo è solo un piccolo esempio di quello che io ho imparato della mia scrittura. E credo che sia molto molto importante, perché da sola io non avrei mai visto, io avrei visto solamente le cose positive di quello che scrivo, perché ci metto il cuore, ci metto il sentimento e amo quello che scrivo, per cui probabilmente non avrei mai 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 notato tutti i miei errori. Ora siamo a una fase, diciamo, di editing concluso. Ovviamente questa è stata la mia esperienza, per qualsiasi altra persona una cosa da sottolineare è che se c'è qualcosa che ti mette in dubbio, c'è qualcosa che ti rode veramente il fegato, parla, scrivi, contatta il tuo editor finché tutto per te non è perfetto, tutto non è accettabile. Quello che ne è uscito secondo me è qualcosa di veramente buono, che a me piace molto. È come se fosse nata una Clara 2.0 da questa esperienza, perché so che posso dire tante cose utilizzando poche parole, e secondo me questa è una cosa molto molto bella. Quindi facendo una sorta di riepilogo, i miei consigli, nel caso vi stiate autopubblicando o pubblicando, comunque abbiate una sorta di storia simile alla mia o comunque un tête-à-tête con l'editore, quello che bisogna fare innanzitutto è credere all'editore, alle parole, ai consigli e anche, insomma, le cose negative che ti vengono dette, perché sia tu che lui, che lei, l'editor, lavorate per lo stesso motivo, per creare qualcosa di piacevole, qualcosa di bello, qualcosa che valga la pena leggere. Quindi lasciare cadere tutte le barriere che si hanno e credere molto in tutto quello che ti viene detto, perché è sempre per il tuo bene, per il bene della creazione che verrà a nascere. Un altro consiglio è ovviamente imparare a riconoscere quali sono gli errori che si commettono nel subconscio, diciamo, senza neanche rendersene conto, e utilizzare ovviamente tutto quello che è stato detto per correggere in un futuro. Per me, diciamo, è stato un viaggio intenso, soprattutto intenso, perché lo è, quando si parla di scrittura, di quello che io scrivo, per me è sempre molto intenso e negativo a volte, ma solo per una questione di vanità, di orgoglio, lo ammetto, sono la prima ad ammetterlo, ma in conclusione per me è stato molto 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 bello poter sistemare il mio testo in una maniera che non avrei mai fatto, facendomi scoprire, ripeto, qualcosa di nuovo di me, qualcosa che sto utilizzando ancora oggi, e questa, ragazzi, è la mia esperienza, diciamo, in conclusione. In ogni caso, come già annunciavo più volte, ho già annunciato, insomma, cercherò di fare un video quando tutto il processo cercherò di fare un video quando tutto il processo sarà concluso, ovviamente, però pensavo di fare questa piccola e grande parentesi dell'editing, perché altrimenti il video che verrà in futuro sarà lunghissimo e veramente una palla assurda, lasciatemi anche questo termine. In ogni caso, io sono molto emozionata perché siamo già arrivati alla fase della copertina, poi manca l'impaginazione e altre piccolezze, diciamo, quindi spero che quasi ci siamo, che dovremmo quasi esserci in pratica.
Era da un po' che non parlavo più del manoscritto che avevo inviato, di quello che ho creato, quindi mi fa anche piacere ogni tanto ricordare il motivo per cui ho aperto questo canale, nonostante io in tutti i video ci metto il cuore perché ho tantissime passioni. Io ragazzi spero di avervi anche in qualche modo invogliato a inviare un manoscritto a qualche casa editrice, perché il mondo in questo momento ne ha bisogno, my opinion. Inviate i vostri manoscritti, fatemi sapere quello che pensate delle autopubblicazioni, delle pubblicazioni normali, del mondo in generale, dell'editoria italiana attuale. E ragazzi, so che è un video un po' strano perché ovviamente parlo di una cosa che mi interessa, quindi vado nel pallone perché vorrei dire 13.000 cose messe assieme. Spero di aver detto tutto quello che volevo dire in pratica. Io ragazzi, come sempre, vi ringrazio di essere... Io come sempre ragazzi vi ringrazio di essere arrivati fino alla fine di questo video. Vi mando un bacione grosso 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 e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!